Grazie, ma in modo particolare grazie va a Sergio che ha organizzato questa serata, ma non solo questa, che è anche un po' il motore in questo territorio della campagna elettorale. Come voi sapete, lui è candidato alla Camera dei Deputati sempre per l'Italia UDC, e quindi anche lui fa parte di questa squadra che oggi, come citava prima, squadra che porta all'interno del centrodestra la moderazione. Vedete, io credo che oggi più che mai il progetto che noi stiamo facendo è proprio quello di portare in Italia e di costruire in Italia un'area cattolico-laica che fa riferimento al Partito Popolare Europeo, proprio per ridare quei valori, quei principi che prima Sergio citava, e sono valori e principi che ci contraddistinguono totalmente dalla sinistra o dal centro-sinistra. Da quella parte non ci sono, o anche i cattolici che si dicono tali, che sono da quella parte, non possono portare avanti quello che loro rappresentano all'esterno, perché nel loro interno c'è la maggioranza di quel partito, di quell'area, che non gli permettono di raggiungere gli obiettivi dei propri principi. Vedete, ci sono dei valori che appartengono a ognuno di noi, che non hanno colori, o almeno appartengono a tutti i colori dell'arcobaleno, ma fanno parte delle persone. E io credo che su questi aspetti non ci si può assolutamente non raggiungere gli obiettivi del proprio cuore, della propria anima, di quello che uno pensa. E da questa parte la maggioranza di questo schieramento, se non tutta nella sua competenza, sicuramente su questo siamo uniti. Ci sono delle altre cose che ci differenziano, perfetto, ne discuteremo, e l'area di rappresentanza, che come dicevo del centro-destra è questo, sicuramente porterà quel raggiungimento di quei principi o di quei progetti che sicuramente ci lasceranno, ci porteranno alla risoluzione dei problemi. Io credo che oggi più che mai dobbiamo convincere le persone di andare a votare. Andare a votare è un segno di democrazia, è un segno di libertà, e credo che qualsiasi abbiano la possibilità di poter raggiungere, di poter entrare in politica, ma altrettanto credo che in politica servono delle persone competenti, non servono i dilettanti allo sbaraglio. Perché vedete, provate a pensare, se io facessi, che ne so, il muratore e tirerei su un muro, credo che cascherebbe dopo 2 secondi per i disastri straordinari, stratosferici. Ma voi pensate addirittura se io faccio il medico? Sì, tutti messi mai, cioè non so quanti andrà fuori qua dentro questo gambe. Voi, quindi serve preparazione, studio, competenza rispetto a queste cose. E anche in politica servono le stesse cose. Anche in politica servono le stesse cose. Perché se uno fa una legge che non la sa o non comprende cosa sta facendo, e c'è da fare quei disastri a migliaia, a milioni di persone che sono fondamentali, e poi ricadono nel territorio, ognuno nella propria parte. Quindi anche in politica, nonostante che ci sia un fattore per fortuna di democrazia e di libertà, quindi qualsiasi persona può entrarci e fare il suo percorso, però ci sono dei percorsi di formazione, di preparazione, che nessuno nasce maestro, nessuno sa cosa significa, e questo era normale fino a qualche tempo fa. Ma anche qui, se vengono dei dilettanti allo sbaraglio, le cose non vanno bene. Oggi all'Italia serve un governo che governi e che dia stabilità per poter fare quelle riforme oggi fondamentali che servono a far partire il nostro paese. Perché vedete, dal mondo del lavoro, oggi in questo territorio 10-15 anni fa c'era un problema forse quasi inverso, oggi ci sono purtroppo tantissime persone che hanno una difficoltà di trovare lavoro, in modo particolare i nostri giovani che se ne vanno all'estero, se vanno in tutte le parti del mondo, perché qui non hanno una prospettiva. Ad esempio vanno a Londra, o meglio da qualsiasi altra parte, e vanno lì, per caso vanno a fare dei lavori importanti, straordinari, però che sono dei lavori umili, normali nella vita, e forse li troverebbero anche qui. Perché non vengono qui? Perché lì
lì in altre parti del mondo hanno la prospettiva, hanno una speranza di poi andare a fare i medici, gli ingegneri o qualsiasi altra cosa. Qui non ce l'hanno. Noi dobbiamo ridare speranza a questo paese. Per ridare speranza bisogna dare e fare delle riforme sostanziali, a partire dal lavoro, a partire quindi dalla possibilità che il costo del lavoro sia minore rispetto a quello che è attualmente. Noi abbiamo il costo del lavoro più alto o tra i più alti d'Europa. Quindi partiamo con delle cose fattibili. Diminuiamo il cuneo fiscale, per esempio, di 6 punti percentuali, quindi la macchina comincia a ripartire. Diminuiamo e interveniamo sulla classe media che è stata massacrata da questa crisi. La classe media significa lavoratore che ha un dipendente, per caso un lavoro a tempo indeterminato, l'agricoltore delle nostre terre. Noi abbiamo le aziende che hanno, sono le piccole aziende che conosciamo, che sono in questo territorio, comunali territorio, in questo territorio in modo particolare, le piccole aziende agricole, le piccole aziende artigiane, i commercianti, i professionisti, tutta questa fascia di persone fanno parte della classe media, che storicamente era molto ampia, c'erano i ricchi, la fascia media molto alta e purtroppo la fascia più bassa che aveva difficoltà. Oggi la fascia media non è più così, è diminuita tantissimo e si è scesi tutti verso il basso. Quindi dobbiamo intervenire per far ripartire e dar fiducia allo Stato intervenendo su questa fascia. Allora, uno degli interventi fattibili, qui si parla sicuramente della tassazione, che è molto importante in Italia, la tassazione è molto importante, qualcuno dice facciamo un'unica tassa al 20, 23, 15%, tutta una serie di valutazioni, che non so quando saranno possibili, io lo spero nel più breve tempo possibile, ma non lo so quando. Oggi noi diciamo interveniamo sulla tassazione, leviamo alcune aliquote importanti per far ripartire l'economia, in maniera tale che c'è un intervento però che si può fare sostenibile, non il libro di sogni in campagna elettorale e fra 5 giorni campa cavalla perché non si vede più nessuno. Sulla parte centrale, cioè 27% dell'aliquota fino a 75.000 euro, 15-75, quindi comprendiamo una grande fascia di popolazione, levando il 38 e 41%, che sono le parti centrali. Questo fa ripartire l'economia, minor tasse, minor costo del lavoro, aiutiamo la famiglia con il coefficiente familiare a far figli, ai nostri ragazzi di farsi famiglia, di avere la possibilità di avere dei figli, di dare dei servizi, di mantenerli, di avere una prospettiva di lavoro, l'economia ricomincia a girare, comincia a girare il fattore economico e forse riusciamo ad raggiungere quegli obiettivi che da tempo ci aspettiamo. E credo che questi siano gli aspetti importanti, perché vedete, altre cose di altri temi non se ne viene fuori se non si raggiunge, non si fa ripartire l'economia, e in modo particolare in questo territorio dall'economia agricola a quella artigiana dei piccoli nostri imprenditori e chi non trova lavoro. Poi possiamo parlare di infrastrutture, vedete la strada regionale 10 qui è uno dei grandi temi storici che appartiene a questo territorio, che non fa sviluppare tutta una serie. Questo è un territorio straordinario per uno sviluppo del futuro che voi nemmeno ve lo immaginate. Da altre parti, tipo l'Alta Padovana, ormai si è già sviluppata, il territorio è già più di così, non può dare null'altro. Qui c'è un grande sviluppo, il mantenimento sia della parte agricola, ma anche un grande sviluppo del settore socio-economico, industriale o meglio ancora artigianale, nonché del turismo, città murate, colli, terme, fattori anche di natura ambientale importanti, chi vuole andare su tutto il turismo in bicicletta, a piedi, di visitare le cose. Cioè, c'è un territorio dove se ci fosse un progetto integrato ma serio eccetera potrebbe avere uno sviluppo e centinaia e centinaia e centinaia di posti di lavoro e un fattore di ritorno economico altrettanto importante, l'agricoltura, tutti i prodotti a chilometro zero eccetera eccetera. Io credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali di questo territorio per poter ripartire. E noi ci proponiamo di avere chiaramente una maggioranza che governi, che dia stabilità e che fa alcune di queste immediatamente alcune di queste riforme per poter ripartire.
Credo che questa sia la prospettiva e oggi il centrodestra più che mai può dare questa prospettiva. Non può essere la sinistra che abbiamo visto cosa ha fatto negli ultimi anni, non possono assolutamente essere i grillini i quali, al di là della maniera anche comprensibile, prendere il malessere delle persone, ma non stanno dando nessuna risposta concreta ai bisogni che oggi ci sono all'interno della nostra realtà. Guardate, qualche giorno fa a Rovigo, Di Battista, che è venuto a fare un giro di campagna elettorale, uno degli esponenti di quel partito, diceva: ma noi siamo per chiudere completamente tutte le scuole paritarie, le abbiamo tutti i finanziamenti, via tutte, eccetera eccetera. Forse non conosce assolutamente quella che è la storia del nostro territorio veneto. Scuole paritarie, sì, i nostri asili, scuole materne, vediamo in ognuno dei nostri comuni o in ognuna delle nostre frazioni se ancora sanno resistere e reggere con l'aiuto di migliaia o di centinaia di volontari, di famiglie che vanno dietro e avanti con tutto quello che va. Cioè, chiudere questo vuol dire mandare a casa il 70% delle scuole dei nostri territori, che vuol dire migliaia di bambini che se ne tornano a casa perché qualcuno pensa che queste siano le scuole dei ricchi dove si arriva con la Ferrari o con chissà con che cosa, e che proprio non esiste al mondo. Allora, alcune di queste cose o si conoscono oppure si sta sparando in aria solo per fattori di principio. I principi sono belli, ma nel momento in cui si trasformano nella realtà di provvedimenti, come dicevo prima, completamente negativi, non si può pensare di dare un voto a, io li chiamo, a dei dilettanti allo sbaraglio. Competenza, serietà sicuramente, trasparenza, capacità di governare, ma questi sono gli aspetti primari che noi dobbiamo raggiungere. Guardate, andiamo a votare, non stiamo a casa. Capisco che c'è una legge elettorale anche difficile, ma questa è la vostra scheda, ad esempio, per il Senato, è un po' piccola, è una specie di Nissoeto che vi vedrà, sarà una roba più o meno così, cioè una cosa immane, e io l'ho racchiusa in un contesto piccolo. Il nostro simbolo si trova rispetto alla scheda alla vostra destra, una croce sul simbolo, e votate sia per la rappresentanza del partito alla Camera, come al Senato, ad esempio per Sergio, per quanto riguarda la Camera, che per i nostri amici del Senato, e per il sottoscritto, che è quello scritto sopra, nel nominale di tutto il centrodestra che noi rappresentiamo. Vedete, molti di voi in campagna elettorale mi chiedono: ma scusa, me lo chiedete, ve lo dico io, ma scusa, ma quello che qualche anno fa già da voi altri ha fatto per 15 20 anni il vostro leader, insomma, si è misti qua in giro tante volte per farlo votare, eccetera eccetera, ma che fine che ha fatto? Parlo di Pier Ferdinando Casini, ecco, tanto per essere chiari. Per correttezza di informazione, lui è già da circa tre anni che non è più all'interno nostro, dell'UDC, proprio per differenza della nostra collocazione. Noi abbiamo fatto un congresso di cui il sottoscritto con Lorenzo Cesa ha vinto, proprio per collocare il partito nel suo percorso naturale, che era quello del centro-destra. Lui ha fatto una scelta diversa, oggi è candidato del PD a Bologna, nell'uninominale del centro-sinistra a Bologna, scelta sua strettamente personale, nessuno l'ha seguito, dispiace che uno che ha fatto il leader faccia una fine del genere. Questo per correttezza di informazione. La nostra posizione all'interno del centrodestra è ben chiara, è quella di costruire quest'area moderata, cattolico-galaica, che governerà il centrodestra, e esprimerà anche il candidato premier, che io spero, lo dico io, quindi, che sia un rappresentante importante del Parlamento europeo, a modello tipo Antonio Tajani, proprio per ridare a questa squadra, a questa forza, la possibilità di avere chiaramente un futuro e costruire quello che in Italia oggi c'è bisogno, che sono quelle risposte che voi ci chiedete tutti i giorni. Dobbiamo assolutamente nei primi 100 giorni fare alcune modifiche, lavoro,
E la burocrazia, ragazzi, è il famoso concetto della burocrazia, cosa fondamentale che esiste in Italia, che sono i peggiori. Lavoro, burocrazia, tasse e portare a casa, gli dicono che è la quarta, quello che i veneti, 2,5 milioni di veneti hanno chiesto, che è quella dell'autonomia della nostra regione. E solo un governo del centro-destra potrà dare queste risposte, guardate, risposte importanti che sono fondamentali per poter riprendere e fare una ripresa dei nostri territori e della nostra Italia. Se ci credete a questo, dateci una mano in questi giorni, convincete tutti gli amici che potete, fate votare centrodestra, fate votare noi con l'Italia UDC, fate votare Sergio Lobo e se ci tenete fate votare anche me. E votate anche noi. Grazie a tutti, buona serata.